Buonasera a tutti, nuova puntata di Grilli per la testa qui su Radio Science con Marco Grilli, che sarei io, e Alviano Appi. Oh, grazie, si è autopresentato questa sera. Voi direte, sai che novità che ci sia anche Alviano, ma ormai stiamo veramente facendo coppia solidale. Noi siamo carioca anche noi, tipo il governo nascente. Ma evidentemente ci stiamo provando. Evidentemente facciamo come attenti a quei due con bravo, giusto. Tra le altre cose, grande serie degli anni fine 70, che si vedeva in Italia con i mitici, per l'appunto, Roger Moore e Tony Curtis, tra le altre cose, uno inglese e l'altro statunitense. Poi era statunitense di seconda o terza generazione Tony Curtis, in realtà era di altre origini. Detto questo, infatti era solo un americano, quello non era solo originale. E la cosa bella è che la sigla, famosissima, era dello stesso autore della sigla di Dr. No di 007. Sei più giovane di me, però hai più buona memoria su queste cose. Ma è anche questione di passione personale. Passione personale che ci porta a co-condurre questa trasmissione, che è un gran piacere condividere in termini di contenuti con voi ascoltatori. Salutiamo, perché non dimentichiamoci, salutiamo Ugo Moreno in regia. Ciao Ugo, grazie di essere con noi, per l'assistenza che ci presti. Ciao ragazzi, grazie a voi. Senti un po', che dici, lo facciamo partecipare stasera? Ah beh, sei tu che giochi tanto con questo sistema e troverai sicuramente il modo per fargli dire qualche cosa. Allora, mo vediamo, come direbbe qualcuno che conosco io. Allora, Abbiamo, di cosa vogliamo parlare stasera? Adesso dobbiamo dare, sicuramente avevamo promesso che ci saremmo interessati della leadership di governo. Ma diciamo che siamo un poco in dirittura finale e diamo qualche indicazione su che cosa sta succedendo. Il governo che si sta formando, diciamo subito che sul premier possibile, appena indicato, potenziale appena indicato, si sono levate delle ombre, adesso si stanno preparando le controluci, diciamo, sulle ombre, e forse è il caso di dire qualche cosa su questo. Però sarebbe da fare anche un'anticipazione su quanto è successo in Val d'Aosta, così per dire quali sono gli umori nazionali. Sulle votazioni, ci sono state le votazioni in Val d'Aosta, come è andata? Ma allora, gli argomenti, certo che è strana questa cosa, scusate la parentesi, certo che è strana questa cosa, che nella mia trasmissione faccio io un intervistato, è veramente eccezionale questa roba, vabbè dai. Allora, altrove non sarebbe Grilli per la testa, altrimenti. Ah, una cosa, una piccola nota. Ugo, quando uscirà il prossimo numero di Science News? Beh, è il primo del mese. Il primo del mese. Quindi ricordiamo ai gentili ascoltatori che i primi, sicuramente del mese prossimo, troveranno online il nuovo numero di Science News, che è diventato un rotocalco ormai immancabile nella nostra programmazione e nell'insieme dell'offerta di Radio Science TV. Bene, andiamo avanti col discorso di prima. Valle d'Aosta. Beh, la Valle d'Aosta ha riservato una lieta sorpresa da un certo punto di vista, perché tutti coloro i quali davano già per risolto Berlusconi ne hanno visto affossarsi una volta di più, come dire, le prospettive. Esattamente, perché fondamentalmente il popolo valdostano ha deciso che per questa legislatura regionale, ben 5 anni, ricordiamolo, farà a meno di consiglieri di Forza Italia e del PD. Cosa vuol dire questo? A zero. Sono a zero entrambi, perché non sono riusciti entrambi i partiti citati a superare la soglia di sbarramento prevista dalla legge regionale valdostana. Il che significa che praticamente tutti i seggi disponibili, facendo riferimento, tanto per cominciare, al 17% dell'Union Valdotena,
19, 19, ok, io ero rimasto a 17. 17 è andato alla Lega. 17% è andato alla Lega, effettivamente, che è cresciuta smisuratamente rispetto alle elezioni precedenti. E il 10? E il 10 al Movimento 5 Stelle, che non poteva neanche pensare a un risultato del genere nella scorsa, diciamo, tornata elettorale, visto che praticamente ha raddoppiato i suoi consiglieri. E la stessa cosa vale per la Lega. Praticamente entrambi i partito e il Movimento hanno raddoppiato la propria presenza in seno al Consiglio regionale, con buona pace delle altre civiche di origine valdostana, che hanno visto calare le proprie preferenze, e della stessa Unione Val d'Oteno, che è calata parecchio, nonostante sia ancora il partito di maggioranza. Forse era al 34% e adesso è al 19%, circa, mi sembra. Circa, sì. Sì. Forse mi sbaglio. E quindi ripetiamolo, ripetiamolo una volta di più, sia il PD che Forza Italia sono stati letteralmente spazzati via come rappresentanza politica insieme al Consiglio regionale della Val d'Aosta. Cosa vuol dire questo? Che gli equilibri al nord stanno continuando a pendere sempre maggiormente verso la Lega, e che quest'unione, diciamo, di intenti a livello nazionale politico tra Lega e Movimento sta cominciando a produrre già degli effetti collaterali positivi per entrambi, partito e Movimento. Non dico i partiti perché... Sì, no, giustamente, giustamente. E potremmo anche definirli tali, perché voglio dire, comunque sono, diciamo così, associazioni politiche. Adesso esiste la nuova associazione 5 Stelle, tra l'altro. E di conseguenza tutte le prerogative che PD e Forza Italia pensavano di poter avere in seno al Consiglio regionale si sono miseramente dissolte come la nebbia quando il sole decide di fare definitivamente capolino. Esatto, e questo spiega un poco come diciamo gli osservatori tendevano a dire al PD che se non avesse cercato comunque di affrontare in termini costruttivi le offerte di governo, ci sarebbe stato senz'altro un ulteriore calo, e questa è la riprova. Adesso siamo al candidato premier da parte delle forze di governo. È un professore esperto di diritto, che insegna diritto civile all'Università di Firenze, avvocato, conosciuto un poco in ambienti di rilievo. Tu che impressione hai? Si tratta di un tecnico o può essere invece, ammesso che sia la figura che dopo verrà espressa, una persona che avrà un aspetto peculiarmente politico? Che cosa prevedi? Allora, al di là di quanto io possa prevedere, va fatta una piccola annotazione. Giuseppe Conte non è uno di quei volti noti televisivamente parlando, non lo è neanche dal punto di vista dei vari rotocalchi, trasmissioni, eccetera. È assurdo agli onori della cronaca, o agli oneri in questo caso, visto che stanno già cercando di infangarlo prima ancora che possa parlare. Dovremmo dire qualcosa su questo. Anche su questa cosa avremo qualcosa da dire, perdonate il bisticcio. E sostanzialmente è un grandissimo professionista, quello che gli statunitensi amerebbero definire il self-made man. Lui ha studiato all'università, dopo essersi laureato ha cominciato un percorso sostanzialmente da accademico. Sì. Che poi ha perfezionato, e poi qui arriveremo al nocciolo di contendere, i propri studi e le proprie competenze, anche frequentando atenei stranieri.
ivi inclusa la Sorbona e ivi inclusa Pietra dello Scandalo attuale, il discorso delle ombre del quale si parlava prima, Yale University, non Yale, quanto piuttosto la New York University. Ah, la New York University. La NYU. Mm. Con vari distinguo sostanzialmente. Tu dici figura politica o figura tecnica? Beh, dal punto di vista del diritto, della sua competenza anche in termini costituzionali e amministrativi, non ci piove che sia un grandissimo tecnico. Professore, attenzione, di ruolo e ordinario, non è un ricercatore con cattedra, senza nulla togliere ai ricercatori che però sono all'inizio della loro carriera, prima magari passati per dottorandi di ricerca, eccetera, 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 eccetera. Insegna adesso diritto civile all'Università di Firenze e anche alla LUIS. D'accordo? La LUIS, ricordiamolo, è la Libera Università degli Studi che ha sede a Roma. È una delle università dal punto di vista anche diciamo giuridico e economico più prestigiose che abbiamo in Italia, peraltro è privata. Questo non vuol dire che sia un ateneo dove basti pagare per ottenere la laurea, perché io ho conosciuto fior di teste uscite dalla LUIS. Quindi è una persona comunque preparata, un grandissimo professionista dedito alla propria professione. È anche un avvocato cassazionista, il che vuol dire che comunque ha maturato una grandissima esperienza dal punto di vista professionale come avvocato. Ha uno studio a Roma, è in un certo senso anche fiorentino d'adozione proprio per questo suo insegnamento in cattedra a Firenze, dove è molto apprezzato dai frequentatori delle proprie lezioni, quindi dagli studenti dell'Ateneo. Tra le altre cose, pare che lui si sia confidato con la direttrice del Dipartimento Giuridico dell'Università di Firenze, proprio temendo che la sua visibilità mediatica in questo momento potesse in qualche modo nuocere anche agli studenti, ed essere quindi veicolo di speculazioni sia nei confronti dell'Ateneo che nei confronti degli studenti. Ora, io non ricordo molti altri professori che si siano preoccupati in Camera Caritatis di fare un discorso del genere. Così come, questo è sempre a testimonianza della buona fede della persona, per quel che si può sapere naturalmente, ma stimo che sia così, dati anche gli attacchi gratuiti che sta ricevendo in questo momento, una persona leale e pulita, torno a ripetere, professionista dedito al proprio lavoro e ai propri studenti e all'immagine stessa, il buon nome dell'Ateneo per il quale lui eroga determinate prestazioni di insegnamento. E oltretutto lui appunto pare che durante le lezioni, questo è stato verificato attraverso le interviste con gli studenti che frequentavano i suoi corsi, sia passati che attuali, che lui non si sia mai e poi mai espresso in senso politico durante le lezioni o fuori, se non fosse per la frequentazione di un, chiamiamolo così, think tank, come si usa dire adesso, quindi di un pensatoio, se vogliamo, in seno all'università stessa, che sembrerebbe avere delle attinenze con la sostanzialmente corrente di comunione e liberazione. Il che lo porrebbe comunque al di fuori di quelle che sembrerebbero essere le sue origini politiche di sinistra. Ricordiamo anche, a tutela del buon nome della persona, che probabilmente, stimo io, nonostante la sua mancanza di notorietà, è probabilmente una delle figure più belle in questo momento presenti sulla scena politica italiana, come destinata la poltrona di Presidente del Consiglio dei Ministri, che sostanzialmente lui, quando fu approcciato dai 5 Stelle per tramite di Bonafede, suo collega avvocato, iniziò un percorso di consulenza per i 5 Stelle in ambito giuridico, finché poi, e qui fu la sua proclamazione barra conclamazione
in ambito politico, lui non venne indicato da Luigi Di Maio durante la, diciamo, presentazione della squadra di ministri che avrebbe portato con sé nel momento in cui fosse diventato primo ministro, presidente del Consiglio dei Ministri. Considerata molto irrituale, ma molto irrituale, ma molto efficace, perché tra le altre cose estremamente coerente ed in linea con le posizioni espresse fino a quel momento, perché a Di Maio si possono muovere anche critiche, per l'amor del cielo, perché tanto si sa, in quel mondo, in questo mondo, nessuno è esente da critiche. Però è di una coerenza mostruosa, fino adesso l'ha dimostrato. Certo, certo. Okay. Con buona pace dei suoi detrattori. E il nostro candidato in pectore, poltrona di primo ministro, dichiarò: io non vi ho mai votati prima, perché quando Luigi mi contattò per, diciamo, diventare un domani potenzialmente ministro della pubblica amministrazione, poi ricorderemo quali siano le sue specialità, io dissi: guardate ragazzi, io non vi ho mai votati, non sono neanche un simpatizzante, e Di Maio apprezzò questa cosa al punto che gli disse: non è un problema, nel momento in cui tu mi garantisci imparzialità e soprattutto abbiamo visto di che tipo di consulenza giuridica tu sia capace e quale sia il tuo livello di professionalità, questa è la professionalità che noi andiamo a cercare per ricoprire un determinato incarico. Per cui, a maggior ragione, proprio per la tua onestà intellettuale, certo. Il premio è che noi siamo orgogliosi di proporti come ministro della pubblica amministrazione, già che c'è da riformare completamente tutto ciò che la PA fino adesso, certo, è stata, è e dovrà essere sostanzialmente. Punto. A questo punto io non posso che togliermi tanto di cappello, come si suol dire. Hai fatto un bel quadro, penso che sia stato apprezzato con questi dettagli. Adesso sappiamo che sta succedendo qualche cosa di simile a quanto è successo qualche anno fa a Oscar Giannino, al giornalista Oscar Giannino, che aveva in mente di presentarsi alle elezioni con proprio programma politico. Sì, che era fare per fermare il declino. Bravissimo. Diciamo che c'è un'ombra, sembra che lui non abbia frequentato la New York University, come dici tu, queste sono rivelazioni che vengono direttamente dal New York Times tramite informazioni che loro sembrano aver raccolto nella stessa università. Adesso io penso che noi dovremmo comunque attendere una controreplica. Oggi in diverse radio si è sentito parlare di questo e già vedevo qualcuno che lo dava come un dato definitivo e accertato. Non so se tu hai informazioni invece contrarie, se sono giunte delle smentite o se arriveranno, o comunque le dovremo attendere. Allora, qua dovremmo ancora finire di rispondere alla domanda precedente, perché abbiamo fatto solo la parte tecnica. In realtà, e poi arriverò a rispondere anche a questa, in realtà Conte è anche un, diciamo, politico come figura. Per quanto il suo profilo tecnico sia quello che, come dire, ha l'egemonia sulla sua stessa figura, in realtà è anche espressione di una volontà politica, perché è stato politicamente scelto, per quanto non eletto in Parlamento, è stato politicamente scelto dai due leader dei due, movimento e partito, o partito e movimento, quindi Lega 5 Stelle, i Carioca, come li definisce qualcuno, perché è giallo-verde per i colori, quindi come i colori del Brasile, della selezione, come si chiama? Selezione. Selezione. Brasiliana. E lui è l'espressione della diretta scelta
su proposta di Di Maio naturalmente, sia di Di Maio che di Salvini. Quindi è l'espressione di una scelta politica. Sì. Di due concordate, certo. Okay? Due figure politiche elette, e in ciò stesso e per ciò stesso lui sarebbe una figura politica di riferimento, approvata da una figura politica che sarebbe quella, nel caso di investitura e quindi di diciamo conferimento di mandato da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ricordiamo è un giurista, anche lui fratello del fu Piersanti assassinato dalla mafia, cosa che spero il Presidente si ricordi sempre in ogni cosa che fa. Probabilmente lui ha la piena intelligibilità delle sue azioni, lui no. Ma mi piace pensare che si ricordi di questo piccolo particolare quando anche fa certe nomine o fa certi discorsi. Detto questo, diciamo che abbia avuto finora una enorme pazienza. Ma va anche detto questo, questa figura politica è forse la figura più equilibrata che potesse essere presentata da entrambi i partiti e movimento coinvolti nella formazione del governo. Primo, perché comunque una persona pulita, grande professionista, e che ha già comunque dimostrato di saper essere l'espressione di una volontà congiunta, anche elettorale, ma di non essere uno che si fa mettere i piedi in testa, proprio perché è in grado di rilasciare dichiarazioni che spiazzerebbero chiunque, per cui ha una propria identità ben precisa. In effetti, la paura espressa da più di qualcuno è che lui sia semplicemente la classica testa di legno messa lì a sostituire uno dei due leader che non avrebbero ceduto reciprocamente il passo l'un l'altro. Certo, okay. Certo. E quindi di conseguenza un mero esecutore delle volontà, come dire, parlamentari dei due gruppi che lo sostengono. In realtà entrambi i gruppi dicono no, guardate che il protagonista di questo accordo è il cosiddetto contratto di governo. Abbiamo fissato tutti i punti che vorremmo sviluppare durante la legislatura congiunta. Esatto. Okay. E assicurare quindi un timone costante allo sviluppo dell'Italia per i prossimi 5 anni, ma con un occhio ai prossimi 10, 15, 20 anni. Perché questo è quello che andrebbe fatto. Non è fissare soltanto gli obiettivi di breve periodo, ma anche quelli di lungo periodo. Quindi questa è l'accusa che viene respinta al mittente. E veniamo a ciò che hai detto prima. Quindi sostanzialmente, a buon pro degli ascoltatori, ricordiamo a tutti che siamo su Radio Science, questa è Grilli per la testa, io sono Marco Grilli, come Albiano Appi. E quindi, per tornare alla domanda di prima, l'ombra. Sì, l'ombra. Se dovessimo ragionare nel nostro dialetto locale, dovremmo pensare che le uniche ombre che possono essere gettate su questa persona sono le ombre, cioè le bottiglie di vino o i bicchieri di vino. Okay. L'unica cosa che si potrebbe in questo momento discutere. Ma tornando al, diciamo, alla parte seria del discorso, l'ombra sarebbe quella curricolare nella quale, anzi, che deriva sostanzialmente dalla sua indicazione in curriculum di essersi perfezionato presso l'Università degli Studi di New York, la NYU, New York University. Ecco che il corrispondente del New York Times in Italia, caso strano, ha deciso di interessarsi a questa cosa e ha chiesto all'Ateneo statunitense di confermare probabilmente questa voce, al che, qua posso anche tranquillamente citare la stampa, che poi veramente dovrei citare come tale perché un paio di articoli sono apparsi anche sulla stampa e su un altro quotidiano di tiratura nazionale, dove per l'appunto si parla della cosa, che vengono gettate queste ombre. Per cui, aspetta, vado a ricercare questa cosa. Dico, guarda caso, il corrispondente del New York Times da Roma si è affrettato a verificare, in quanto alla conferma dell'Ateneo, si sa che negli States, questa è una considerazione che va fatta,
le università sono spesso, come dire, foraggiate dagli ex alunni, ci sono quei comitati di ex alunni, sì, che più o meno sottomettite spoglie fanno donazioni, aprono borse di studio a favore di altri studenti, sì, mantengono dei gruppi di potere all'interno dell'università, mm, e quindi hanno potere di indirizzo sull'università, sì, che gode anche di finanziamenti privati. Mm. E stranamente, se non ricordo male, alcuni membri della famiglia che gestisce, come dire, la parte proprietaria del New York Times, si sono laureati all'Università di New York. Mm. Beh, coincidenza territoriale, dico io, come tante altre coincidenze. E la portavoce della New York University, Michelle Tsai, ha smentito quelle informazioni dichiarando che una persona con questo nome, cioè quello di Giuseppe Conte, non compare negli archivi come studente o membro di facoltà. Ha aggiunto che potrebbe essere che Conte abbia seguito qualche programma di 2 giorni per il quale la scuola non tiene registro. Non rilascia, sì. Ok? Però dice che questi programmi non sarebbero affatto equiparabili a veri e propri corsi di perfezionamento. Sì. E qui viene il bello della cosa. Perché a questo punto è scattata una replica da parte sostanzialmente del, proprio del movimento, dove si dice che Conte nel suo curriculum non ha mai citato master alla New York University, che nel suo curriculum Giuseppe Conte ha scritto con chiarezza che alla New York University ha perfezionato e aggiornato i suoi studi, mm, ok? Non ha mai citato corsi o master frequentati presso quella università, che cambia un pochettino. Certo. Okay? La prospettiva. Quindi la stampa internazionale e italiana si stanno scatenando su presunti titoli che Conte non ha mai vantato. Sì. Ok? E che Conte, come ogni studioso, ha soggiornato all'estero per studiare, arricchire le sue conoscenze, perfezionare il suo inglese giuridico. Sì. Che ovviamente non può trovare migliore compimento come cosa se non nel recarsi in loco dove viene, certo, parlata la lingua di interesse. Certo. Quindi lui, tra le altre cose, parla anche perfettamente l'inglese, pure giuridico. Questo lo accredita ancora maggiormente. Certo, non sentiranno la mancanza di Alfano, non credo in proprio, certe sedi. Non credo proprio. Per un professore del suo livello sarebbe stato strano il contrario, fondamentalmente. E lo ha fatto, e quindi lui giustamente ha riportato questa cosa anche all'interno del suo profilo curriculare. Paradossalmente questo sembrerebbe adesso non essere più adatto a essere riportato, perché getterebbe quest'ombra su questa figura, che invece è una figura estremamente di spicco. Oh, va detta anche questa cosa. Che sia il solito modo di agire della stampa internazionale, esprime la propria paura perché finalmente in Italia si sta muovendo qualcosa di diverso rispetto al solito, e così tutti gli europeisti si stanno buttando a pesce su questo governo in formazione, dicendo che sarà euroscettico, che provocherà problemi, causerà problematiche anche a livello monetario. Già si grida allo spread, aiuto allo spread, che è salito, adesso è rientrato, diciamo, oggi. Esattamente. È un'arma che può essere, certo, comunque è aiutata dai poteri forti. Allora, la famiglia che gestisce il New York Times, dove recentemente c'è stato l'avvicinamento tra la figura del padre e del figlio nella posizione di CEO, sta per Chief Executive Officer, il corrispondente del nostro amministratore delegato. Okay. Il padre è rimasto presidente, il figlio, che porta praticamente lo stesso nome del padre, che portava il nome del padre, c'è una piccola variante, ma sostanzialmente è sempre quello il concetto, ha 37 anni. Ed è figlio di una delle famiglie
più potenti d'America dal punto di vista mediatico, perché questi tramite un trust controllano diverse testate di stampa e non. Ma questa cosa tu la sai solo se te la vai a cercare. E torniamo al discorso della comunicazione che dobbiamo sempre affrontare ogni santa puntata. Che cosa ci sta propinando il flusso comunicativo principale, quello più noto? Solo e soltanto quelli che vuole siano i concetti che devono passare nelle menti delle persone, instillare il dubbio, la paura, la perplessità, l'insicurezza, perché soltanto attraverso questa modalità operativa che possono pensare di tenerci sotto controllo. E mantenere lo status quo. Esatto, mantenere perché lo status quo. Non c'è veicolo migliore per controllare la gente del togliere l'informazione, del poterla gestire. Perché nel momento in cui tu dai certe notizie o non ne dai altre e non dai comunque alcune notizie, e hai condizioni la vita delle persone. Di conseguenza, tutto ciò che è, diciamo, riassunto nella percezione quotidiana della popolazione può cambiare completamente da un momento all'altro a seconda di come vengono prospettate le cose. Perché le persone, nonostante i media e la tecnologia consentano un livello comunicativo sconosciuto alle generazioni precedenti, tuttora hanno difficoltà comunicative. E il malessere della società sta continuando ad impennarsi. Tra le altre cose, questa è una delle cose, uno degli argomenti che verranno affrontati dal governo in pettore. Un'altra cosa interessante con il quale sembra vogliono mettere veramente mano è la costruzione delle alcune grandi opere che sembra non abbiano molta utilità, ma siano una grande voce di cassa per alcuni poteri consolidati. Quella che più ha fatto storcere il naso è stata quella sulla Val di Susa, questo passo indietro che vorrebbe fare questo nuovo governo con il traforo in Val di Susa. Anche l'Europa ha detto che l'Italia deve cercare di mantenere gli impegni presi, però a conti fatti dobbiamo dire che le proiezioni che erano state fatte per il traforo della Val di Susa, per il movimento dei passeggeri, per il movimento dei trasporti che avrebbe dovuto esserci tra Francia e Italia, è veramente crollato. E quindi del tutto si pone il tema della inutilità in questo momento. E le proiezioni di adesso dicono che i numeri tenderebbero a non cambiare da qui al 2050. Quindi però per 30 anni questa stagnazione sembra, dalle proiezioni che stanno facendo adesso, sembra destinata ad essere. Quindi ci sono anche nel programma delle cose forti. L'impressione è quella che si voglia dare più forza a interventi di tipo micro piuttosto che macro, ma molti interventi micro di cui avrebbe bisogno il nostro paese, sia per la tutela ambientale, sia per voci che riguardano le scuole, riguardano gli asili, riguardano le strade, ma non grandi opere, a partire dallo stretto per finire qua adesso appunto in Val di Susa. Sullo stretto potremmo tornare perché ha anche una valenza nei confronti del rapporto tra lo Stato e la mafia. Dici, ma come? Eh sì. A parte tutto quello che si è speso fino adesso in studi di fattibilità, sì, che non sono stati portati avanti. Mamma mia, follia. Mamma mia, che cosa. Detto questo, per la TAV vale un discorso più o meno analogo, se non fosse che in un certo senso è più avanzata. Sì. Come stato avanzamento lavoro. Stato avanzamento lavoro. Però, guarda, faccio riferimento ad alcuni titoli, tanto per capirsi. Dopo torniamo sul...
Attenzione, virgolettato, dirò a Parigi che la TAV è superata. Nuova bufera sulle parole di Di Maio. Il giornale, un giorno fa. Sì. Fermi tutti. Poi passiamo per l'AGI, dopo andremo a vedere cosa dica. Quanto costerebbe non fare la TAV? Attenzione, questa è una domanda neutrale. Dopodiché, Corriere della Sera.it. Lo stop alla TAV costerebbe all'Italia più che finire i lavori. Ok? Lo stesso Sergio Chiamparino ha detto che ridiscuterla provocherebbe un danno enorme all'economia. Fermo lì, fermo lì. TAV, Torino-Lione. Ecco perché lo stop è possibile, il Fatto Quotidiano. E qua già cominciamo a capire che l'argomento sia tutt'altro che, come dire, perfettamente condiviso, cioè, nel senso di appoggiato o contrastato, attersato. Esatto. Okay? Allora, vediamo un po' cosa dice il Fatto Quotidiano. Una maxi penale da pagare. Questa è 22 maggio 2018, cioè oggi, il fatto.it. Una maxi penale da pagare sembra essere questa l'ultima carta rimasta a giocare ai sostenitori della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. La cifra apparsa sulle pagine dei giornali a seguito del dietro front o passo di lato nel contratto di governo tra Lega e M5S è quella di 2 miliardi. Si è fatto riferimento, appunto, probabilmente lo troverai anche sull'edizione cartacea, sì. Dovrebbe esserci l'articolo. Quindi qua si parla di maxi penale da pagare. Andiamo a vedere. Ma nel Fatto Quotidiano loro dicono che non c'è traccia nei contratti della penale dei 2 miliardi di cui si parla. Perfetto. Fermando i lavori, dicono, se ne risparmierebbero addirittura 8 e 6. Ora, è chiaro che suoni veramente quasi una bestemmia, se mi passate il termine un po' forte, interrompere un'opera del genere dopo tutti i soldi e anche, tra virgolette, le vite che è costata, oltre che le incomunità fisiche che si è costata, tutti gli scontri, tutto ciò che moralmente certo. È venuto a galla nel corso degli anni, eccetera. Una ballata distrutta. Ok? Cosa che si sarebbe potuta risparmiare se chi ha fatto la valutazione di impatto ambientale e gli studi di fattibilità del progetto avesse ragionato in maniera differente, ma che qualcuno quella volta puntava anche su soldi già stanziati dall'Europa, in parte per un'opera del genere, ed eventuali penali dell'Italia nella restituzione di parte di quell'importo, sì, all'Europa stessa. Sì. Ma in realtà l'opera è già costata molto più di quanto non dovesse costare all'inizio, per il solito problema che abbiamo in Italia, che non si sa perché gli appalti in Italia vengono a costare dalle 3 alle 10 volte di più di quello che costano nel resto del mondo, per non dire, anzi, limitiamoci all'Europa. Okay. L'underground milanese è costata 4 volte quella di Amburgo. Bene. Per fare un esempio veloce. Bene. A chi ci ascolta. Bene. Detto questo, anche in Germania hanno i propri problemi, ma sono molto più bravi, come dire, a tenerli soffocati o, se preferisci, sotto. Beh, ma comunque il costo delle grandi opere, Marco, in Italia è un dato di fatto. È semplicemente mostruoso. Dalle due. Ora, non si sa perché, da quando la Raggi governa Roma, fondamentalmente, non si sa perché i costi delle opere pubbliche sono tutti calati. Non si sa. E per ottenere lo stesso risultato. Anzi, migliore, solo che Poletta non può fare tutto insieme. Certo. Sta procedendo per gradi. Certo, ma è chiaro che venga attaccata e versata perché fa le cose in modo pulito. Passo l'appalto, lo vince chi lo deve vincere, punto. Non chi mi ha pagato la tangente per poterlo vincere. E di conseguenza anche l'opera pubblica a un certo punto viene a costare molto di più quando l'importo deliberato dovrebbe essere uno. Esatto. E quindi questa è una versione della cosa. Vediamo il giornale cosa dica. Allora,
Vediamo un attimo. Per esempio, cito una parte di un articolo. Non so come faccia Di Maio a dire che la Torino Lione sarebbe stata utile 30 anni fa e non oggi. Ne abbiamo molto più bisogno oggi. Alla riunione della commissione intergovernativa Italia-Francia per la Torino Lione, Laurent Jan Brinkhorst, coordinatore europeo per il corridoio mediterraneo, nulla esima critica nei confronti di Di Maio. 30 anni fa il traffico era molto inferiore ad oggi. Solo nel 92 sono cominciati i grandi scambi, fa presente questo rappresentante, ricordando che sia in Italia sia in Francia il tunnel è presentato come binazionale, ma il 40% del progetto è finanziato dall'Unione Europea, e qua torniamo al discorso che facevamo prima. Se l'Europa spende di più di Italia e Francia è perché la considera strategica. Allora, anche Louis Besson, presidente della Commissione Intergovernativa Torino-Lione, ci ha tenuto a sottolineare che l'opera è un asse fondamentale per l'Europa, sia per la dimensione ecologica sia economica. Allora, per quanto riguarda la dimensione ecologica, dovremmo parlarne con quelli che la stanno avversando da anni e non certo, semplicemente perché siano contro il progresso. Sì, è economica. Se non fosse realizzata ci sarebbero ricadute negative anche sui paesi vicini, continua Besson, augurandosi che, pur nel rispetto delle scelte degli elettori italiani, prevalga il buon senso. Occorre avere un atteggiamento costruttivo, conclude, sedersi intorno a un tavolo e cercare di andare oltre i problemi. Attenzione. Chiaramente il giornale su cosa pone l'accento? Dice: quello che Di Maio non dice è che uscire dal progetto dell'alta velocità potrebbe costare davvero caro all'Italia. Pur non risultando penale in senso stretto, fa notare l'agenzia AGE, qua torniamo anche se è un riferimento di prima, il nostro paese si troverebbe innanzitutto costretto a restituire un finanziamento europeo di oltre 800 milioni di euro, che non potrebbe usare per altri scopi. Vedi che torniamo sempre a Canossa? E intanto passiamo da 2 miliardi a 800 milioni. Ok? C'è una piccola differenza. C'è sempre, qua mi pare qualcosa tipo 1,2 miliardi. Ok, rispetto alla cifra di prima, di differenza. Ma continuerà, il problema maggiore è che quello dei possibili risarcimenti che Francia e Unione Europea potrebbero chiedere all'Italia sono 1 miliardo abbondante di euro che Parigi e Bruxelles stanno hanno già speso per opere preliminari, senza contare i 350 milioni già spesi dall'Italia inutilmente a quel punto. Ora, quale che sia la sorte della TAV, in questo momento incombe semplicemente la polemica, pur di trovare qualcosa per contrastare la nascita di questo governo che non è anti-europeo o anti-europeista, semplicemente vuole la razionalizzazione dei rapporti tra l'Italia e l'Europa e il ristabilire la primazia dell'Italia in quanto paese fondatore dell'Europa. Certo. Perché sebbene noi possiamo riconoscere che Jean Monnet sia stato uno dei padri dell'Europa, l'Italia è stato uno dei primi sei. Sì. Ok? Parliamo di CECA, Euratom, CE, ok? CE e UE, nella sua evoluzione. Bravo. Bravissimo. Ha parlato dal 56 a oggi. Dove tra le altre cose siamo partiti in 6, adesso in quanti siamo? Te lo ricordi? Adesso dovremmo essere in 29. Sì, 29. Praticamente. Ma vabbè, siamo là intorno, insomma. Adesso forse non saprei esattamente. Pensavo fossimo in 26. Allora, adesso stiamo in conclusione e forse dovremo ritornare sul programma del Movimento 5 Stelle e della Lega, perché adesso siamo finiti un poco in Europa con la Torino-Lione e certamente c'è un vento, una volontà di ridiscutere certi parametri europei che noi italiani certamente pensiamo sarebbe bene ridiscutere e che io penso anche Francia e Spagna sotto sotto sarebbero d'accordo di ricevere una spinta dall'Italia per rivedere alcune linee di demarcazione, tipo lo sforamento del 3% del debito,
che in qualche modo sta ingessando l'economia, sta ingessando lo sviluppo, sta ingessando la vita dei cittadini. Ci vuole una maggiore libertà, penso, proprio nel considerare il sistema europeo, uscire da un sistema che sia puramente fiscale, che sia puramente economico, e che sia un sistema di integrazione politica a tutti i livelli, in cui si forma una forte, diciamo, nazione, con molte differenze, perché ci sono popoli con molte differenze, ma le differenze spesso possono diventare una forza. E quindi ci troveremo con un nucleo di circa 500-600 milioni di persone che possono fare da contraltare in modo costruttivo, possiamo pensare noi, perché l'Europa è stata la sede di due grandi guerre mondiali, ma allo stesso tempo la culla di grandi civiltà, e quindi esercitare una funzione molto positiva tra i grandi blocchi che si stanno costruendo adesso, asiatici, Cina, India, ma anche Stati Uniti e Unione Sovietica. Quindi noi torneremo senz'altro ad analizzare un poco il programma di governo anche in funzione europeista, quale spinta può essere data in questo senso. Proprio, non so, due parole se vuoi dire, perché siamo in conclusione, Marco. Ma per non fare cose gettate lì, ne riparleremo la prossima volta. A questo punto io ringrazio tutti per l'ascolto, ringrazio come sempre Alviano per la sua partecipazione al programma, ringrazio nuovamente Ugo Moreno, ricordo a tutti Grilli per la testa, Marco Grilli, Radio Science, vi invito a seguirci, a darci suggerimenti e anche a muoverci critiche costruttive ove lo voleste. I canali li conoscete, via web, siamo a vostra disposizione. Grazie per l'ascolto, alla prossima, ciao! Arrivederci a tutti!